Signora Presidente, noi dobbiamo convivere con il Covid. È inutile stare a fare discussioni troppo lunghe, vado a chiudere. Il Covid ce lo portiamo dietro, perlomeno per 2 anni. Fino a che non avremo modo non soltanto di sperimentare il vaccino e di testarlo, ma anche di vederne gli effetti. Allora è chiaro che noi, se abbiamo 2 anni davanti, non possiamo stare 2 anni chiusi in casa. Non possiamo tenere 2 anni gli italiani fermi senza lavorare. Il Covid è un'emergenza che per i prossimi 2 anni ci sarà. Poi verrà un mondo bellissimo, quello di domani. Ma in questi 2 anni c'è una terra di mezzo in cui riaprire le aziende è fondamentale, perché se no trasformeremo il paese in una sterminata massa di disoccupazione. E allora per questo noi ci siamo, signor Presidente, ci siamo chiedendole la massima attenzione sulla scuola perché i ragazzi siano valutati prima della fine dell'anno, ci siamo chiedendole qualche gesto simbolico, ad esempio con tutti i crismi della sicurezza, riaprire le librerie. Perché bisogna nutrire anche l'anima, così come si tengono aperte le edicole, riaprire le librerie. Ma ci stiamo anche dicendole, signor Presidente, che o adesso noi siamo in condizione di immaginare il futuro economico, oppure noi faremo lo stesso errore dei ritardi che sono stati fatti in altri settori sulla situazione sanitaria.